Va bene ragazzi, monumento di San Francisco. Allora, avevo registrato l'episodio per intero, ma cosa è successo? Sono morto alla fine. Non avendo voglia di finire un episodio in un modo veramente umiliante che non vi sto a descrivere, ricomincio a registrare questo episodio da capo. Allora, Lara sta andando all'ufficio della Nada Technology come indicato da Larson e sta di fatto che però non la trova. Dunque, ora con un meccanismo che implica fiamma ossidrica e chissà cos'altra cosa, raggiunge in un petto secondo il tetto dell'edificio della Natra Technologies. Eccoci qua. All'interno dell'edificio Natra Technologies, Lara trova un diario di Pierre Dupont, il francese che era stato incaricato da Natra di recuperare il secondo frammento dello Scion, appartenente al sovrano Teocan. Il primo era quello Peck. Dunque, qui Lara troverà di più sul fatto che questi tre frammenti dell'artefatto erano in mano a tre diversi sovrani. Dunque, scoprirà, leggendo il diario di Pierre Dupont, che Teocan, così come il suo frammento, è sepolto in un monastero in Grecia, il monastero di San Francisco, ed eccolo lassù. Quindi Lara si metterà sulle tracce del francese e proverà a soffiargli il manufatto prima che ci riesca lui. Lara intanto decide di non lavorare più per Natla, dopo quello che è successo, e di recuperare il manufatto giusto perché gli interessa a lei. Le interessa a lei. Lara è un'archeologa che ci ha sempre avuto una grande passione per sti vecchiumi. Dunque, nuova location, Grecia. La Grecia è forse la mia location preferita, cioè i livelli più belli. Livelli belli, fa anche lima. Dunque, andiamo, andiamo, forza. Allora, per prima cosa, salite qui sopra perché come arriverete nel monastero vi verrà dato un caldo benvenuto da dei leoni. Quindi secchiamo i leoni e via. Allora, nuova location e quindi nuovi nemici perché cambiano sempre i nemici da location a location. Nel Perù erano pipistrelli, lupi e orsi. Qui invece in Grecia abbiamo leoni, gorilla e ancora una volta pipistrelli e coccodrilli. Coccodrilli, proprio così. Pipistrelli invece ricompaiono ancora. Allora, qui abbiamo un leone che però. Madò! Sto figlio della mignotta! Ma te guarda, oh! Allora, i leoni comunque sono il problema minore dei livelli della Grecia. Qual è il maggior problema? Lo scoprirete tra pochissimo. Allora, andiamo avanti. Madonna, mi sono impappinato tanto a spiegare la cutscene, ma che volete farci? Quando bisogna registrare due volte un intero episodio perché Lara deve fare una fine umiliante del cazzo. Giusto perché sì. Madonna, Madonna. Dai. Ora abbiamo spinto l'interruttore su quel ferro di cava. Allora lo spingiamo qua per aprire questa porta. Ed entriamo nella stanza. Oh, un monastero dentro il monastero, ragazzi, che cavolo. Allora, qui mi servirà di più la shotgun. Ora ho usato le Uzi perché mi hanno un po' rotto i coglioni, eh. La mia sopportazione ha un limite. Caro Stefano mi ha detto cerca di non sclerare come nel 3. Io ci provo, ma è difficile se Lara continua a farmi fare figuracce umilianti. Dunque, altro nemico della Grecia, i gorilla. Comunque, non so come ma non so, non sarò un esperto di animali, ma non mi pare che i gorilla e i leoni vivano in Grecia, così come i coccodrilli. Infatti io credevo da piccolo che non seguivo la storia del gioco, que questi quattro livelli fossero ambientati da qualche parte in Africa per via dei nemici animali che ci si trovava. Invece no, è nella Grecia. Ah, sto jingle di pericolo non la smette un attimo di suonare. Dunque, ci sono due leve da tirare. Una l'abbiamo appena tirata e l'altra fa comparire un gorilla, ma che. Sì, vabbè. È comunque da tirare. Tira la leva, dai. E compare un altro gorilla adesso, così dal nulla. Eccolo, là sono fatti. Dai! Ah, perfetto, morto. Dunque, ora vi mostrerò il problema principale dei livelli in Grecia. Pierre Dupont stesso, eccolo qui. Allora, ragazzi, perché è un problema così grande? Pierre
Pierre Dupont, ci scontreremo con lui un sacco di volte durante questi livelli, ma non sarà possibile ucciderlo prima del livello 9 tomba di Toink, di Hokan. Allora, infatti, per tutto il resto dei livelli della Grecia sarà invincibile. Per farlo andare via dobbiamo colpirlo diverse volte con qualsiasi arma. Dopo un determinato numero di colpi, non so bene quale, lui se ne va e gli basta svoltare un angolo, una colonna per sparire. Allora, dunque, qui nell'universo Tomb Raider ci sono tanti personaggi che hanno diverse etnie e posti di provenienza. Allora, Lara è inglese, Larson americano, Pierre Dupont è francese e forse qualcuno una domanda sarà balzata nel cervello. Come fa Lara a interagire con tutti se sono di diverse stati, nazioni, parlano diverse lingue? Non è un'incongruenza, ragazzi, perché nel sito ufficiale di Tomb Raider, se si guarda il profilo di Lara Croft, viene sempre detto che questa sa parlare un sacco di diverse lingue molto bene. Questo, infatti, spiega il come mai Lara sia in grado di parlare perfettamente con italiani, francesi, tedeschi. Perfettamente. Non come in Dragon Ball, che in 12 universi parlano tutti in giapponese. Allora, sì, sto dicendo le stesse cose. Mi era venuto un bel episodio, lo devo registrare tutto a capo. Andiamo qui. Vai, 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 vai. Perfetto. Questa parte. Ora, qui c'è un coccodrillo affamato, facciamo attenzione. Dunque, ah, là, sì, lassù c'è un segreto per ora. Ma proprio voglia, non l'ho neanche preso, quindi perché fermarsi. Allora, tirate questa leva per togliere l'acqua nel canale e ora prepariamoci allo scontro con Mr. Coccodrillo. Ecco, sulla terra questi sono proprio degli imbranati. Coccodrilli in acqua sono davvero un problema, perché nel primo Tomb Raider non c'è un'arma per combattere in acqua, mentre sulla terra i coccodrilli sono davvero degli imbranati. Con dei balzi ben effettuati e dei colpi di shotgun ben assestati, il coccodrillo non ha proprio speranze. È un coccodrillo morto fin dal principio. Dunque, eccoci nel cuore di La Follia di San Francisco. Allora, abbiamo quattro porte che raffigurano quattro personaggi della mitologia greca. Nettuno, Damocles, Atlante e Thor. Damocles è l'unico a non essere un dio fra tutti questi personaggi che vedremo. Thor, allora, infatti, nonostante questa sia la leva più alta, non apre necessariamente Nettuno. Ma va a aprire Thor, che è una delle due intermedie. Questo è un interruttore che avrebbe a che fare con un segreto, ma a volte lo riesco a prendere, a volte no. Quindi, qui intanto c'è un'altra leva. Però il salvocristallo lo raccolgo quando ho preso tutto, quando ho tirato tutte e quattro le leve e ho superato almeno una prova. Dunque, Damocles. Qui sentiamo intanto i pipistrelli sbattere le ali, che razza di stronzi. Ah, qui sotto c'è un piano su cui posso calarmi. Perfettamente perfetto. Allora, ecco, sono morto qui, me lo ricordo bene, sono morto qui. Madonnina, che nervi. Allora, lì è per tornare su, quindi io devo calarmi da questa parte. Però ho trovato solo tre leve. Dov'è la quarta? Ah no, aspettate, ecco, la quarta è qui. Cioè no, la terza è qui. A questo livello d'altezza. Dovrebbe essere, cazzo, se no... Ah, infatti è qui. No, davvero, che cazzo, veramente. Vai, 9 minuti. Ah no, direi che possiamo prendere un salvo cristallo dopo aver aperto tutte e quattro le porte. Perché, a fare come ho detto io in precedenza, avanzo a un cristallo. Davvero? Adesso dobbiamo trovare il modo di raggiungere il piano terra del monumento. Come fare? Allora, innanzitutto qui c'è un piccolo corridoio. Qui ci sono dei leoni, se non mi ricordo male. O appaiono dopo, no? Mi sembra appaiono dopo che hai preso almeno una... Dopo che hai almeno superato una delle quattro prove delle porte. Sono tanti pipistrelli, eccoli, vai, Lara! Abbattili! Va bene, abbiamo abbattuto quello che si poteva. Dunque, ora scendiamo qui in terra. Qui c'è una cosa da sadici che mi piace veramente fare, ovvero quando appena si arriva al cuore del monumento di San Francisco, mi piace tanto far eseguire a Lara il tuffo d'angelo per poi farle spaccare le ossa quando raggiunge la terra immediatamente. Allora, qui, anche
cazzo, guarda. Questi stronzi vogliono il mio sangue, eh. Ok, ed ecco anche la quarta leva. Vai, 10 minuti, perfetto. E Atlas, Ale. Dunque, direi di salvare il gioco. Possiamo farlo benissimo, sì, perché avanzerebbe un salvo cristallo. Guardate quanti ce ne sono, in pratica. Lassù se ne vede, intravede già un altro. Quella porta laggiù che vedete è di un colore diverso dal resto del muro, è una timer door. Bisognerebbe prendere quell'interruttore che vi ho mostrato io e poi fare bene non so che cosa. Ma sta di fatto che a volte riesco a prenderla, a volte no. Ho chiesto ai più esperti di Tomb Raider, neanche loro sanno darmi una risposta precisa su come fare. In effetti, leggo timer door, quindi mi sa che devi prendere un interruttore ma anche arrivare a livello, a quel punto del livello in un certo periodo di tempo. Oh, ma sei cogliona, dai! Madò! Cioè, fate buon po' conto voi, eh! 7, se non di più, salti per arrivare, per rimettersi qui. Dio santissimo e benedetto. Tanto l'agile nelle cutscene, poi guarda il gioco che polenta che è. Madonna della Madonna. Che Stefano mi disse, ma la Madonna ha una Madonna? Beh, penso che ognuno abbia diritto ad avere una Madonna. Dall'assù che veglia su di loro. Quindi andiamo avanti. Sì, lo so, perché sto risalendo in cima? Allora, a me piace completare le prove in ordine, andando, cominciando da Nettuno, che è la più alta, andando poi fino a Damocles, che è la più bassa. Sì, facciamo le cose con ordine. Cosmo è un ordinatino del cavolo. Vai, perfetto. Il difficile di scalare sti punti è che basta che sbagli un solo cazzo di salto e hai da riprendere dall'ultimo salvataggio. Nonostante ciò, però, il design di questo livello è mitico. Dunque, siamo riarrivati a quasi in cima. Quasi. Ci resta poco, ma ci siamo quasi. Merda, no, non ora, eh! Distendo il cazzo. Guardate, fatelo! Sto figlio di... Figlio di buona donna. Ce ne sono altri? Madonna! Che cazzo! Vai! Sto livello è pieno di pipistrelli, guarda, un odio puro, odio lo sto puro. Sì, ho salvato prima ragazzi, ma vabbè, interrompiamo comunque qui il video e ciao e tanti saluti. Dunque, allora, ma quanto è alto sto cazzo di monumento però? Non sono ancora arrivato in cima? No, no, guarda, sono morto nell'episodio nell'episodio fallito del registrare proprio per un pipistrello che... Spinto di sotto. Oh, ancora! Quanti ce ne sono? Qualcuno chiami la disinfestazione. Vai, adesso per di qua. E sarò arrivato in cima. Sento un altro P, giuro che... Do di matto, eh. Ah, eccoci qua, ritornati al punto di partenza. Vai! E lì c'è finalmente la stanza di Nettuno. Dunque, no, voglio fare un salto sicuro, perché con il salto che farei ora andando a dritto finirei in mezzo a quelle due lastre di pavimento. Quindi ora faccio sicuro laterale qui. Ah! Basta! Sti topi alanti, volanti, non ne posso più. Madonna, guarda. E uso sì la shotgun, perché mi stanno davvero dando sui nervi. Beh, se un altro faccio piazza pulita ora. Chi li sente più poi per il resto del livello? Non li sentite più perché sono morti. Ah, fanculo voi pipistrellacci. Dunque ragazzi, questa è la prova di Nettuno. Consiste nel nuotare attraverso una piscina molto profonda. Ma per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! 14 minuti.